Mentre gli altri comuni, prendendo a caso il comune di Cepricati, di Mongrassano, con una tariffa pari a 266.000 euro, 998 per l'anno 2021, andrebbe a pagare 150.000 euro per quanto riguarda gli anni. Quindi con un risparmio da 266.000 euro meno 150.000 euro. Capisco, sindaco, dice il Zeto, che i numeri hanno un'anima, come dice lei, ma non li calpestiamo, almeno l'anima dei numeri. Perché se noi dai 121.000 euro andiamo a pagare 125.000 euro in media, abbiamo un rincaro di questo servizio, come anche ha una convenienza al comune di Cercati, perché sempre dall'analisi del bilancio 2021 per il pagamento della tassa Cari, dai 102.000 euro 168 andrebbe a pagare con questa esternalizzazione della raccolta dei rifiuti 83.000 euro. E sempre che la matematica non è un'opinione, se facciamo la differenza, c'è una grande convenienza. Io dico una cosa, no? Noi ci siamo messi a fare questa esternalizzazione con i comuni di Cervicati e Mongrassano. Che criterio lei, sindaco, ha usato, oltre a questo miglioramento del servizio, ai fini del risparmio, ai fini, anche se mi viene a dire che comunque va a collocare un dipendente di classe G, ok? Per quanto riguarda la raccolta differenziata e quant'altro, io vorrei sapere anche che criteri ho usato, visto che c'è un rincaro di questa cosa. In merito, giusto per rimanere in tema, il consigliere Candreva poc'anzi ha solamente fatto un riferimento normativo di legge per quanto riguarda il 65% del 2012. Non ha fatto nessuna opinione personale sul raggiungimento di eventuali fini o obiettivi e così in fase un dito, ma ha fatto un riferimento puramente normativo. Poi chiuso. Bene. Per quanto riguarda l'analisi che citava il consigliere Sarro, che ha fatto l'analisi dei PEF dei vari comuni e quant'altro, devo precisare una cosa, che i PEF analizzati dal comune di Cervicati, Mongrassano e Cerzeto sono riferiti all'intera tariffa, cioè il PEF di 200 mi pare che ha citato lei, 26 mi pare Mongrassano, è comprensivo anche dello scarico, cioè del conferimento a Club Magic, come anche i nostri. Quindi l'incaro che lei dice, anche per noi non è quello, come non per Mongrassano, che andrà a pagare 150, 150 li paga solo per il servizio raccolta. Il resto, le tonnellate che va a conferire, le paga a parte, che non sono comprese in questa analisi nostra, perché qua c'è solo la raccolta. Ha detto bene che noi avremo un rincaro a Cezzetto. E ricavo dunque a questo, i 123.000 euro di media che dovrebbero pagare gli anni successivi, non il primo perché sono i costi amministrativi e quant'altro, quindi siamo un po' in più tutti, questi 123.000 euro sono relativi al costo del servizio. A questo noi dobbiamo sommare i costi dello scarico, che si aggirano nel PEF vecchio tra i 15 e i 16.000 euro, quindi se le tariffe le consideriamo come quelle, noi avremo un rincaro rispetto all'anno precedente, cioè al 124, mi pare che sia quello nostro attuale, avremo un rincaro di una ventina di mila euro. Questo è con un punto interrogativo però, perché è tutto legato al pagamento e al conferimento, cioè alle tonnellate annue che ci fanno pagare, agli euro annui a tonnellata, che attualmente sono, come dicevo, a 2,90, perché non essendo in Calabria, essendoci solo per un collettore aggiornato, che funziona a tempi come vogliono loro, si rompono le linee, qua là, la regione Calabria è costretta ad esportare in Norvegia, esportare in Grecia, con degli aggravi esorbitanti, arriviamo a quelle cifre. Quindi l'aggravio che ci sarà rispetto agli anni precedenti
fermo restante lo scarico, posso, questi termini diventi 1000 euro. Quindi questo è quello che è l'analisi. Quindi ai 150 di Mongrassano deve sommare gli scarichi, arriva a 26. La stessa cosa cervicale. Dall'analisi fatta nostra, cervicale un pochettino come noi, e come lo diceva anche il sindaco, avrebbe a un piccolo aumento perché è dovuto ai costi per le strade. Attualmente noi lo facciamo uno per il nostro che è ricca e Tonino quando c'è, e ci serviamo solo di due operatori in mobilità a costo zero, ma questo poi non sarà possibile. Vabbè, è stato molto chiaro Saverio. L'importante è che la cittadinanza deve sapere che questa esternalizzazione dei rifiuti comporta un costo per il comune di Cerzeto e un risparmio per gli altri due comuni, sia il capofila che il comune di Cerzeto. Allora, è scorretto, tutto è scorretto, perché evidentemente lei non sa leggere i numeri, mi dispiace per questo, sta facendo il cronostruttivismo abbastanza non intelligente. Detto questo, rispondo in un'altra maniera. Il comune di Cerzeto sono 7-8 anni che ora aumenta la sua tariffazione per conto dei rifiuti. Si è aumentato il 3%, è aumentato perché dopo 6-7 anni, la ragioniera mi deve confrontare su questo, non abbiamo aumentato di un euro. Dunque, se ci fosse, qualora ci fosse un 20%, è compensato dal fatto che ha aumentato tutto per quanto riguarda il procedimento e tutto il resto. Siamo stati un comune virtuoso fino a oggi, non saremo. Il fatto che noi non abbiamo aumentato di 1.000-3.000 euro è soltanto una spesa che poi andremo a riprenderci quando quattro dipendenti, non uno, saranno liberati nel pulire, nel praticamente spazzare, nel fare tutto quello che diceva prima il vice sindaco. Tutto questo è un costo, non è a costo zero. Noi l'ultima volta per spazzare il paese, per usare praticamente un operaio per quanto riguarda la terra, abbiamo speso, adesso non so esattamente una cifra di 2-3.000 euro, questo è soltanto per un mese, tra oneri e accessori. Dico questo per dire che le 20.000-30.000 euro che noi andremo a ricarare sarà un'ottima cosa, un ottimo investimento. Grazie. Chi è? Io vorrei aggiungere solo una cosa. No, guardi, c'è stata domanda e risposta. Mi scusi, padre, sono capogruppo e già risposto. Allora, chiedo scusa, ma io non avrei diritto di parola. Comunque, va bene, ma non ci sono problemi. No, guardi, mi dispiace, ma sto parlando sono capogruppo. Allora. Gentilmente che sia messo a verbale. Sì, certo, messo a verbale. Avendo risposto già il capogruppo. No. Io ho risposto sull'altro punto, non mi pare che questa risposta non sia. Io non siamo va bene, sì. Allora, per quanto riguarda il secondo punto, chi è d'accordo con questa mano? Chi si astiene? Chi è contrario? Immediata semplicità. Conteniamo la mia votazione, segretario. Bene, io vi ringrazio per i sindaci della vostra presenza e vi ringrazio insomma della vicinanza. Vorrei sembrare una cortesia quella di abbandonare la seduta, vi lasciamo alle questioni preferenti interne. Niente, ci vediamo domani e trasmetteremo questo messaggio anche alla cittadinanza di Mongrassano. Quello che fermano con il comune di Cerzeto. Io ho una cosa sola, proprio a chiusura del discorso, noi siamo, veniamo da un periodo di rodaggio che all'inizio ha creato un po' di scompensi, però alla fine vi posso dire che ne stiamo godendo oggi benefici, quindi sono contento che abbiate sposato questa idea, a prescindere poi dal contesto consigliare che ci troviamo. Un saluto affettuoso a tutta la cittadinanza e a tutti i consiglieri. Grazie, scusate se andiamo via, ma è giusto che lo facciamo adesso. Grazie. Io con discreto molto veloce saluto tutto il consiglio, il segretario comunale. Questo io vorrei dare soltanto un messaggio. Credo che a prescindere da quello che giustamente Ferruccio ha annunciato, nel senso che è un'opportunità, vediamolo in questo senso. Non vediamolo soltanto da un punto di vista dei numeri, perché molte volte i numeri possono essere freddi e i numeri molte volte purtroppo, come prima spiegato anche per il conferimento, prima
Calcolate che quest'anno anche i numeri ci hanno dato torto, perché ad agosto abbiamo avuto un rincaro del 30%, quando magari la popolazione anche estera è superiore rispetto a quella del durante l'anno. Quindi purtroppo molte volte i numeri possono essere brevi. Qui si sta sposando un progetto di, come dicevo, progettualità futura, chiamiamola così. Io ringrazio tutti e vi lascio il buon lavoro e continuazione. Una gentilezza per una questione di correttezza, come ho detto prima, signor segretario, gentilmente metti la verbale il fatto del signor sindaco che ha messo in dubbio la mia intelligenza riguardo all'esposizione dei fatti del punto 2. Scusi, intelligenza? È tutto registrato, signor sindaco. Grazie. Allora, il punto 3, approvazione del regolamento di materia di interessi sportivi comunali e attività di servizi dello sport. Passa parola, vice sindaco. Allora, questo è il punto che abbiamo diciamo, rinviato alla precedente seduta consigliare. È un regolamento sugli impianti sportivi, diciamo, preparato dal nostro tecnico Cappadella, che ringrazio sempre per la sua preziosa collaborazione, non per la maniera la faccia, come si dice, ma perché lo penso. Questo regolamento, tra virgolette, semplice, come viene utilizzato nelle maggiori, diciamo, comuni, forse la mia macchina. Diciamo, nei quasi tutti i comuni, ovviamente va a parlare della modalità, la gestione degli impianti sportivi, la vigilanza, gli affidamenti come vengono fatti. Ovviamente chi gestirà la parte, diciamo, pecuniaria. È importante, diciamo, approvare questo regolamento, come lo era nel precedente consiglio, affinché si possano, diciamo, le strutture sportive presenti nel nostro territorio possano essere, diciamo, messe a bando e assegnate ad associazioni sportive che ovviamente faranno richiesta tramite il bando, che ovviamente viene fatto dal responsabile, ovviamente, dell'ufficio tecnico. Diciamo tutto. Niente, noi l'unica modifica che chiediamo è che all'articolo 9, comma 2, nel periodo ai fini dell'individuazione del soggetto più idoneo a cui affidare la gestione, il servizio competente potrà motivamente procedere previo sondaggio informale, ovvero con avviso di manifestazione di interesse. Il verbo potrà dovrebbe essere sostituito da dovere, quindi la frase invece di potrà motivatamente procedere, dovrà motivatamente procedere. L'unica modifica che chiediamo è questa. Verifichiamo questo. No, verifichiamo nel senso, se lo accogliamo, lo diciamo. Cosa vuole cambia l'ufficiale. Nella sostanza è corretto il dovrà, inseriamo il dovrà. Per noi va bene. Accogliamo la richiesta del. Siamo al titolo 3, articolo 9, comma 2. Dovrà la stima. E ovviamente contestualmente approviamo. Aspettiamo. Macchina. Aspettiamo il. Oh,
Allora, merito al regolamento in materia di impianti sportivi, il consigliere Caldera diceva di modificare l'articolo 9 della massima conseguenza nella gestione dei beni pubblici in ragione della natura dell'impianto, della sua storia e del suo contesto. Ai fini della realizzazione del soggetto più idoneo in cui attivare la gestione, il servizio competente potrà motivatamente procedere per il sondaggio, cioè dovrà motivatamente procedere per il sondaggio per malattia. Quindi accogliamo, stiamo votando per accogliere il cambio da allora, ok, e poi quindi approviamo, chi è d'accordo ad approvare l'unanimità, perfetto. Adesso proviamo. Sì, buon anno. Ah no, ok, abbiamo una astenuta, ok, una astenuta anche. Io chiedo voto per l'approvazione del regolamento. Chiedo favorevole o anzi la mano. L'approvazione sono tutti d'accordo, segretario. Il punto numero 5. Ratifica del regolamento. Di... Sbaglio io. Sì. Ok, abbiamo già votato anche il regolamento, segretaria. Tutti con modo unanime. Posso? Anche in modo unanime. Punto numero 4. Regolamento per l'utilizzo di mobili comunali. Per quanto riguarda anche questo regolamento, non fa altro che regolamentare un po' l'utilizzo degli immobili comunali del nostro ente. Come vedete consta di 29 articoli, parla ovviamente della modalità dell'uso degli immobili, dell'utenza, ovviamente chi può richiedere le associazioni di volontariato costituite ai sensi dell'articolo 3 della legge 266. Ovviamente come viene presentata la domanda, la concessione, il contenuto della convenzione, la contribuzione alle spese di funzionamento, poi c'è anche il titolo 3 che parla delle concessioni temporanee, ovviamente come disciplinare ovviamente tutti gli immobili comunali che sono presenti, quando deve essere presentata la richiesta, entro quando uno deve rispondere, i costi per l'utilizzo dell'immobile, per l'utilizzo degli immobili comunali per finalità commerciali di lucro privato dovuto a partire chiede il pagamento a prestazioni comunali di un corrispettivo di spese per la gestione che verrà determinato annualmente dalla giunta comunale, eccetera, eccetera. La gratuità, il comune concede l'uso gratuito degli immobili oggetto di questo regolamento e alle associazioni operanti sul territorio comunale senza fini di lucro. Questo penso sia una cosa abbastanza importante, rispetto dell'immobile, gli obblighi ovviamente del concessionario, i clienti, l'installazione delle attrezzature, le responsabilità del concessionario, la rinuncia della concessione, la sospensione, diciamo la regola e quant'altro, tutto come diciamo da che ci ha anche allegato alla domanda di concessione. All'uso, diciamo un regolamento redatto dal nostro ufficio tecnico, ringrazio come al precedente punto, quindi se ci sono delle cose da aggiungere. E in questo momento come diceva il vice sindaco, la chiarezza su tutto quello che è il patrimonio comunale e in qualche modo da poi portare in giunta man mano che una situazione, oppure il comune stesso, la giunta al consiglio, possa proporre un immobile per un determinato diciamo, utilizzo e poi lì ci si determinerà in base praticamente a quello che sarà diciamo, la richiesta. Questo è un regolamento che racchiude tutti quelli che sono diciamo, le cose possibili, le strutture recettive e non che possono essere date in concessione a associazioni e quant'altro.
Perfetto, passo la parola alla Violanza per la replica. Allora, per quanto riguarda questo quarto punto inerente al regolamento per l'utilizzo di immobili comunali, è stato letto molto dettagliatamente e mi sorge nel primo il dubbio di fare riferimento ad una delibera del 29 settembre del 2017, la numero 23, dove si approvavano le linee di indirizzo all'organo esecutivo per la concessione di immobili comunali. In quella delibera si diceva di individuare i seguenti immobili che la giunta comunale, sulla base delle successive linee di indirizzo, provvederà a concedere a terzi cittadini ed associazioni approvando i relativi regolamenti per la concessione. Quindi diciamo che con questa delibera si erano individuati i siti, quindi questi immobili, da poter essere regolamentati col regolamento che oggi siamo qui per approvare. All'epoca venivano individuati gli immobili come la casa di caccia di Cerzello, centro di aggregazione di Cerzello, centro di aggregazione di Colonna, stadio comunale di Avora, campetti di calcio da tennis di San Giacomo, museo comunale di San Giacomo. Per non essere molto lungo, insomma, in un certo senso, mi soffermo sulla casa della caccia, che lei anche sindaco ne fa parte della squadra Pasce, che come ne faccio parte anch'io. Con questo regolamento, sindaco, leggendolo bene, è fatto in un modo così preciso da non rientrare nessuna di queste, ma non chiamiamole associazioni, di questi immobili che comunque sono usufruiti in un certo senso, no? Nessuno rientra in questi, perché l'articolo 3 di questo regolamento, dove è classificato come utenza, c'è scritto che possono chiedere l'uso degli immobili le associazioni di volontariato costituite ai sensi dell'articolo 3 della legge 266 del 91 e iscritte all'albo della Regione Calabria. La squadra di cui noi facciamo parte, sindaco, non è iscritta, come non sono iscritte le altre associazioni. Mi viene il dubbio che solamente sarà iscritta solamente l'istituente della protezione civile, ma è una mia idea, questa è una mia opinione. Una mia opinione, sindaco, non è che io magari possa anche sbagliare, per l'amor di Dio. L'utilizzo da parte di terzi non residenti e o non operanti in ambito locale è consentito in via residuale e a discrezione dell'amministrazione comunale. E poi al terzo comma dell'articolo 3, i partiti politici presenti sul territorio comunale, i gruppi consigliari, i gruppi presenti in campagna elettorale, referendaria e quant'altro, insomma. A me adesso, su questo regolamento, vorrei un attimino porre una domanda al nostro segretario per la dichiarazione. È conforme alle leggi in vigore successive modifiche in materia di regolamenti di concessione di immobili pubblici? Questo regolamento è conforme alle leggi e alle normative vigenti? Non conforme, è un responsabile. No, vabbè, io non so chi chiede, è un responsabile di settore. Ma anche come è stato fatto nel caso precedente, se uno vuole apportare delle modifiche, fa la proposta. Sicuramente, siccome l'ho dato io, lo spirito non era sicuramente quello di ledere o escludere qualsiasi tipo di associazione, ci mancherebbe altro. Anzi, non so adesso a quale punto, ma più avanti, è descritto anche che anche singoli cittadini, faccio un esempio, per il centro di aggregazione, facciamo un esempio, uno vuole farci il compleanno, è contemplato per farlo, anche da singolo cittadino, quindi ancora di più un'associazione. Il discorso delle associazioni riconosciute e iscritte era che avevano se l'associazione è iscritta e una non è iscritta a una cosa in più, non che le altre non le possano far farci, non crediamo. Se lei ritiene di puntualizzarlo sul punto, lo possiamo anche aggiungere, facendo una proposta nostra la volta. Non c'è bisogno. Lo spirito. Anche. Però lo spirito non era di escludere nessuno, anzi, di regolamentare. In un senso bonario, ci mancherebbe. No, in un senso bonario, volevo solamente dire una cosa.
nello stilare un regolamento di questo genere ci sono dei rispetti normativi che vanno mantenuti. Uno non può alzarsi la mattina e fare un regolamento, ma non è perché lei comunque non si è attenuto alle normative, per l'amor di Dio. Io mi sono attenuto all'udienza dell'articolo 3, dove non riconosco nessuno di questi immobili che possa essere usato da questo punto di vista. Allora, posso... ma se lo spirito sicuramente non è quello di estromettere nessuno, anzi, di regolamentare per tutti questa cosa. Quindi se magari c'è da puntualizzare, non problema. Nell'articolo 2, però nell'articolo 2, noi diciamo che gli immobili comunali o parte di essi possono essere concessi in uso con le seguenti modalità. Anche come sede sociale di associazioni per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istituzionalmente previste nei relativi statuti. Quindi, se nel tuo statuto è previsto che sei un'associazione, che sia o culturale o venatoria, ma sei un'associazione ed è previsto nel tuo statuto, puoi richiedere il tranquillamente l'immobile. Quindi, non c'è alcuna preclusione verso nessuno, anzi, cioè sia. Specifichiamo appositamente le associazioni, diciamo, purché nel proprio statuto facciano parte, diciamo, chi fa parte di un'associazione religiosa, chi ad esempio è un'associazione venatoria, chi ad esempio è un'associazione sportiva, purché abbiano uno statuto, quindi sono associazioni riconosciute, possono richiedere e utilizzare gli immobili. Poi, se sono senza scopo di lucro, possono anche gratuitamente, come avevamo accennato nella nostra cosa. Vogliamo uscire dall'impasse, solamente possono, nel punto 3, possono inoltre chiedere l'uso degli immobili a situazioni di volontà in grado di uscire dall'impasse. Allora, il punto 2 a mio avviso è molto chiaro e molto esplicito. Un attimo, una volta. Il punto 2 dice: i mobili comunali o parte di essi possono essere concessi in uso con le seguenti modalità a chi? Come sede sociale? Ad associazioni. Per l'organizzazione della soluzione di attività istituzionalmente prevista del tutto. E poi abbiamo le iniziative temporanee che riferisco. In poche parole, qui rientra anche la sezione, diciamo, venatoria, se diciamo così. Una cosa con una puntualizzazione del consigliere Salvo. La casa di calcio è stata data da questo sindaco di questa amministrazione in modo del tutto, diciamo, per necessità. Per cui la casa di calcio è stata inventata da poco. Nessuno può cercare di calcio. L'attuale sindaco e l'ex consiglio comunale, o in qualche modo l'ex giunta, ha donato alla scuola di calcio l'attuale stabile. Per cui non è che possiamo pensare che noi siamo contro questo tipo di concessione, l'abbiamo già data, di fatto è già in essere da, non so se sono sbagliati, 6 anni, e tanto dobbiamo normalizzarla. Dobbiamo normalizzare che questo regolamento va in questo ragionamento, non per escluderla. Questo è giusto per l'onestà intellettuale. Per cui non può dire che noi siamo adesso addirittura contro questo tipo di situazione. Mi sembra scorretto, mi scusi. Prego. Allora, non mi risulta questo, comunque sindaco, non mi risulta che la casa di caccia sia assegnata alla squadra Apache. Non mi risulta, sono vice capocaccia di quella squadra. Come lei è un componente della squadra, non mi risulta. Una paginata. Perché la casa di caccia lei ogni giorno, ogni giovedì, ogni sabato. Come anche lei. Però non è assegnata la squadra Apache, è concessa. A volare a lei, è quello che vogliamo noi. Ad esempio, il regolamento è appunto personale che legge su questo, ma che lei dice che non è assegnato, sto mancando di rispetto anche quello che sono in questi 6 anni la concessione, invece di dire visto che dice il capocaccio, grazie, come mi ha detto sempre il capocaccio, che ringrazio, lei sta sbagliando atteggiamento. Questa è una mia personale discussione sui confronti, sta cercando di fare funzionalismo anche su una cosa importante, va bene? Allora, io voglio un'altra cosa. Vedi se possiamo inserire un punto che faccia chiarezza, così senza avere dubbi. Se vogliamo togliere l'impasto, possono inoltre chiedere l'uso degli immobili e associazioni di volontariato costituite, eccetera. Perché penso che sia abbastanza chiaro e aperto, anche perché le concessioni, visto che non c'è un regolamento, come ne ha sostituito, diciamo, in questo caso, la casa di calcio di Apascia, ne ha fluito SDG sotto campo 91 quando fluiva il campo sportivo, e chiunque ha fatto richiesta di un bene immobile, quindi non mi pare che nessuno abbia mai avuto. Però scriviamo,
spero che così riusciamo in maniera. E Gine, che cosa si può aggiungere per non avere 15? Se inseriamo quella parolina inoltre nell'articolo 3 dell'utenza, oppure possono chiedere l'uso degli immobili, due punti, tutte le associazioni presenti nel territorio del comune di Cerzetto che abbiano un regolare statuto e sono ovviamente riconosciute per il proprio ordine di competenza. Ad esempio, sport deve essere comune, caccia, non so quale sia la nostra, diciamo, l'associazione, tipo le palestre vanno con chi va col CONI, chi va con questa cosa qui. In modo che così regolarizzando la posizione. Regolarizzando la posizione, se c'è l'iscrizione all'agenzia dell'entrata, se c'è un'iscrizione di applicazione, le qualità presso un notaio, se c'è una cosa da fare, la si fa. Esempio, e le associazioni culturali devono essere riconosciute dalla Regione Calabria, se no domani io un'associazione culturale ti chiedo il centro di aggregazione. Certo. Non ha senso, deve essere almeno riconosciuta rispetto a un IR. Certo. Comunque, se il direttore cosa aggiungere, lo facciamo come prima, con fuori come ha fatto il direttore. Possono chiedere l'uso degli immobili, due punti, tutte le associazioni presenti nel territorio del comune di Cerzetto. Eliminando il punto che abbiamo che ma chiedo scusa, siccome ci sarebbero anche altre cose da dire, allora, io così che abbiano un regolare statuto e siano riconosciute dall'ente con il quale no. Ok, va bene. Ma non lo chiede che andremo. È l'opera dell'ingegnere, sì. Allora, il nostro interesse è quello di tutelare le associazioni presenti nel territorio. Tutte. Tutte. Non solo quelle che tutte. Poi, se eventualmente c'è da fare qualcosa, qualche modifica, vediamoci, nel senso che se queste modifiche sono prescritte dalla legge, e purtroppo dobbiamo alzare le mani che hanno, se è una scelta, allora cerchiamo di scegliere e di coinvolgere le associazioni presenti, cioè fare scelte che siano nella direzione di queste associazioni presenti. Io però il discorso che poiché stiamo andando ad approvare un regolamento, ci sono alcune cose che vorrei un po' chiarire, perché in alcuni punti si parla di amministrazione comunale, in altri si parla di giunta. Ci sono delle incongruenze. Perché? Perché con il termine amministrazione comunale si intende l'insieme dei cosiddetti organi di governo del comune. L'articolo 36 del UEL, vale a dire il sindaco, l'organo monocratico, cioè composto da una sola persona, posto a capo del comune, la giunta comunale, l'organo collegiale che esercita il potere esecutivo, il consiglio comunale, l'organo collegiale che esercita il potere di indirizzo e rappresenta l'intero popolo cittadino. Cosa significa che il Consiglio è l'organo di indirizzo politico-amministrativo del Comune? Lo stabilisce l'articolo 42,1 del TUEL e definisce che il Consiglio, come l'organo di indirizzo e di protocollo politico-amministrativo, definizione particolarmente significativa ed in sintonia con la natura di ente autonomo conferita al Comune dalla Costituzione. Ma allora, che cos'è l'indirizzo politico-amministrativo? L'indirizzo politico-amministrativo è il potere di indicare, suggerire, imporre le linee da seguire nel perseguimento delle funzioni comunali e che sono attuate dal sindaco in collaborazione con la Giunta,
come espressamente dispone l'articolo 48 dello stesso testo unico, che attribuisce ai sindacati organi del potere esecutivo il compito di provvedere all'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. L'indirizzo politico-amministrativo altro non è che il frutto di un'interazione tra sindaco e Consiglio comunale per dare risposte ai bisogni della comunità. Pertanto, qui stiamo trovando un regolamento proprio per dare risposta. Perfetto. Allora, perché è la Giunta che si deve occupare della concessione e di altre parti in cui viene nominata la Giunta e non il Consiglio comunale? È la Giunta che dà, come per esempio nel precedente regolamento che abbiamo approvato, indica le tariffe, è l'organo deputato a fare questo. Poi non è la Giunta che assegna l'immobile, lo è il settore competente. Il regolamento regolamenta tutto. Il Consiglio comunale approva se non ogni richiesta fatta dalle liste e approva un regolamento. Poi la Giunta che decide che prendiamo il campetto da calcio, costi 2 euro diciamo, giocare. E poi in caso fa un bando, ma lo fa la Giunta del Consiglio, sì, lo fa il settore competente, in questo caso è l'ufficio tecnico, non quello amministrativo. Il Consiglio regola praticamente il regolamento. È un regolamento base che regola, è il Consiglio comunale che lo sta diciamo approvando, dalle linee guida, come in questo caso ha inserito il Consiglio comunale, chi può avere in gestione degli immobili, poi è normale che il costo quant'altro lo faccia la Giunta, che è l'organo che riceve il sì, però ci sono alcuni punti in cui parlate di amministrazione comunale e altri punti in cui parlate di Giunta. Io vorrei capire, quando oggetto, l'amministrazione comunale si riserva di valutare di volta in volta l'opportunità di concedere l'utilizzo delle proprietà comunali per lo svolgimento di attività commerciali con scopo di lucro. Chi è l'amministrazione comunale? Chiaramente la Giunta, il consigliere. Chiaramente no, non è chiaramente, possiamo... perché l'amministrazione comunale chiaramente è questo. Allora guardi, di norma funziona così, di norma funziona che il regolamento viene approvato in consiglio comunale, ma le varie richieste, le varie tariffazioni che diceva il vice sindaco, è norma in competenza alla Giunta. Segretaria, noi questo è il loro segretaria. Non è fatto che l'ha fatto sindaco, l'ha fatto sua. È un regolamento, diciamo, breve, studiato, che ha, diciamo, come diceva prima il consigliere Sardo, ha chiesto alla dottoressa, se era un regolamento che ovviamente è studiato. Rispetto alla cosa, se no non è che non ce lo sogniamo di decidere sul decimento delle cose. Va bene. Come sta? C'è un altro punto che sempre sul regolamento, l'articolo 10, contribuzioni alle spese di funzionamento. In caso di utilizzo concomitante di più associazioni, tali spese sono addebitate sulla base dei costi, dei consumi effettivi di ogni singola associazione, laddove sia possibile l'installazione sugli impianti di appositi contatori. Ok, i costi di questi appositi contatori, l'installazione di questi appositi contatori? Allora, lo spirito del regolamento era anche il precedente, esempio, se c'è un immobile comunale che ha la possibilità di ospitare tre associazioni, sì, si favorisce il più possibile, quindi tutte e tre, giustamente tutte e tre devono essere, si devono ospitare i formulari, i funzionamenti, tutto quanto loro. Se c'è un solo contatore, esempio, un immobile che ha un solo contatore, si farà una ripartizione delle spese in base a quanto ci sta, chi ci sta di più, chi c'è. Se invece c'è la possibilità di installare, separare gli impianti, avere ognuno per i fatti suoi, giustamente queste cose sono anche del comune, non è che le fa. Però una possibilità in passato, quando un immobile la divide con più associazioni, si divide con i modi come abbiamo detto prima di percezione. Sì, sì, un forfettario, cioè. Il gioco non vuole la catena poi la. Era solo un discorso che se magari l'associazione dice
di pagare. Io voglio pagarmi la mia, mi faccio l'impianto a parte io, mi faccio la mia, lo faccio io, però non voglio fare queste cose forzettali, se lo pago l'associazione. C'è la possibilità anche di farlo, in questo senso. Va bene. Va bene, allora, finita la discussione del punto, chi è a favore del regolamento per l'utilizzo di nuovi comunali, si lava la mano. Io sono stato modificato, quindi la parte... Sì, 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 è stato inserito. La vogliamo modifica, va bene, ma era già stato chiarito, va bene. Forse no. No, votato, ma era diciamo implicito, via. Sì, in modo unanime, e così in modo unanime anche il regolamento per l'utilizzo di nuovi comunali, è stato votato in modo unanime. Certo, certo, è conseguente. Punto numero 5. Ratifica deriva di giunta comunale numero 82 16/11/2021 ad oggetto questione di bilancio, fondo, emergenza, visto libri di biblioteca comunale. La parola alla nostra Daniela. Allora, per quanto riguarda questa ratifica, si è provveduto a fare una delibera di giunta proprio perché il comune ha aderito al progetto denominato Fondo Emergenza Imprese e Istituzioni Culturali. E in pratica sarebbe ha partecipato al decreto legge del 191 del 24 maggio 2021. A settembre è arrivata la ripartizione da parte del Ministero dei Fondi e quindi abbiamo fatto questa variazione appunto per effettuare l'acquisto di libri per la biblioteca comunale. E questo. Adesso chiediamo la ratifica al Consiglio. La ratifica ai libri nella biblioteca. Allora, questa ratifica è inerente al finanziamento che abbiamo richiesto a luglio per quanto riguarda la biblioteca comunale, sita nel nostro museo. Ci hanno dato un finanziamento del 1912 qualcosa, e abbiamo fatto la delibera, come diceva quella che adesso andiamo a approvare, la ratifica in consiglio. E dobbiamo acquistare ovviamente beni librari in tre librerie del posto per un importo di 680, diciamo diviso 3. Abbiamo privilegiato la fascia 014 in una libreria per implementare ovviamente la possibilità anche alle scuole così di frequentare e di aprire ovviamente la biblioteca comunale ai bambini più piccoli, della saggistica diciamo di appena uscita, quelle che sono adesso nelle classifiche diciamo della biblioteca d'Italia, e poi un terzo lotto è stata diciamo data priorità alle minoranze linguistiche, quindi ovviamente libri in italo albanese, giusto per informare la parola di minoranza. Vorremmo sapere su quale capitolo di spesa viene inserito questa variazione di bilancio. Volevamo sapere se c'era già un elenco dei libri, ma ma più o meno un indirizzo, cioè non è che uno vuole sapere precisamente, più o meno, e quindi senza fare la domanda. Sì, no, l'unica cosa è questo, sapere su quale capitolo viene inserito, grazie. Il progetto 26, se non sbaglio, mi sembra questo, e comunque è in entrata e in uscita, quindi verrà speso. Va bene, chi è d'accordo sulla ratifica, al di là, no? Segretario, vale anche per immediata, per cui la maggioranza. Punto numero 6. Assestamento generale, ex articolo 173, 175 e 32, controllo di equilibrio e relazione di bilancio. La parola alla nostra ragioniera. Allora,
Allora, entro il 30 novembre di ogni anno viene fatta una verifica per quanto riguarda la salvaguardia degli equilibri. È stata da me fatta, diciamo che gli equilibri sono mantenuti, l'unica cosa, qualche variazione è stata necessaria per quanto riguarda i capitoli dei dipendenti, proprio perché ho avuto delle discrepanze sull'amministrativo, perché abbiamo integrato 10 ore in più per un'unità lavorativa, e poi per quanto riguarda il settore tecnico l'ho aumentato per quanto riguarda il COP, che gli altri comuni ci girano, e quindi l'ho dovuto variare in entrata e in uscita. E questo. Grazie ingegnere, la parola di minoranza. Bene, aspettiamo Carmelo, aspettiamo anche Melania per la votazione. Va bene, ci siamo tutti. Abbiamo anche discusso sul punto 5, non ci sono state, diciamo, precisazioni da fare, per cui chiedo anche un voto favorevole per quanto riguarda il punto 5. Ah, scusate, il punto 6. Perdonatevi. Chi si astiene? Chi è contrario? Si è dato preso? Sì, stessa votazione, sì. Punto numero 7, previsione straordinaria delle partecipazioni anno 2021. Te lo parlo. Allora, per quanto riguarda la revisione delle partecipate, come ogni anno abbiamo sempre le partecipate Galba alle Crati, la quota dello 0,30% Galba alle Crati e Cosenza Acqua il 0,60%. E diciamo che, visti i bilanci dell'una e dell'altra, innanzitutto del Galba alle Crati, l'interesse del comune è quello di mantenere questa quota partecipata, e quindi non c'è niente da dire. Per quanto riguarda Cosenza Acqua, invece, la società è il comune intende disfare questa quota, però comunque la società è in liquidazione dal 2018, e quindi al momento, diciamo, fino a stamattina era difficile fare questo, però stamattina ci è arrivata la convocazione da parte del presidente della provincia, la convocazione di Cosenza Acque e del consiglio appunto di Cosenza Acque, quindi dopo questo consiglio vedremo come andrà a finire. Autorizzo su questo punto,
Cosenza vuol dire liquidazione, è stato diciamo ripreso dal nostro presidente della provincia, Iacucci, ci ha convocato tutti i sindaci venerdì 3 dicembre 2021 alle 17, prima convocazione. Perché, vista la situazione idrica calabrese della regione Calabria, che vuole diciamo rivedere un po' tutto quello che è l'impianto idrico calabrese della solita in poi, chiede agli ambiti territoriali un po' come differenziati di associarsi. Noi avendo già questo tipo di associazione che non è mai partita, addirittura in liquidazione, il Presidente chiede nell'ordine del giorno la comunicazione del Presidente, chiaramente, aggiornamento della situazione patrimoniale della città Cosenzacque in liquidazione, e al punto 3 chiede ambito territoriale ottimale Calabria, che saremo quelli che andiamo a costituirci, candidatura della società Cosenzacque in liquidazione quale gestore del servizio idrico integrato, previa revoca della liquidazione e contestualmente trasformazione della stessa in azienda speciale consortile, per cui da Cosenzacque diventerebbe azienda speciale consortile, era chiaramente la protezione dei sindaci. Il punto 4 riguarda, sempre il giorno 3, convocazione dell'assemblea straordinaria di soci per il 13 dicembre, qui dopo il giorno 3. In prima convocazione è occorrendo per martedì 14, che cosa parte con questo punto? Revoca della liquidazione della società Cosenzacque in liquidazione e contestualmente trasformazione della stessa in azienda speciale consortile approvazione. Per cui diciamo che questa, diciamo, questo, questo gruppo, diciamo, questa assemblea servirà appunto per trasformare la città in liquidazione, che non è mai partita in effetti, non ha mai avuto nessun tipo di riscontro oggettivo, né sia come statuto, ma soprattutto come operatività, verrà finalmente riutilizzata, perché la Regione Calabria impone ai territori di avere questo tipo di associazione per rendere un più diciamo, fluida e più efficiente la rete idrica regionale. Pertanto, questo era giusto per mettervi insomma al corrente di quello che succede. Va bene, la parola alla minoranza. Allora, io l'anno scorso su Cosenzacque ho fatto delle osservazioni e ho chiesto soprattutto se siano state versate o meno le quote. E sono ancora in attesa di sapere risposte, anche perché sul mancato versamento di queste quote gravano degli interessi. Gentilmente, magari. Cosenzacque è stata costituita nel 2003. Il Comune di Cerzento ha partecipato a questa costituzione. La sua quota era appunto dello 0,60%, come tutti gli altri comuni che hanno partecipato a questa costituzione, e il Comune di Cerzento ha versato in un primo momento i 3/10 della sua quota. Poi i successivi 7/10 li avrebbe versati successivamente, non sono infatti mai versati. E nel 2014 il Cosenzacque, prima di essere messo in liquidazione, ha chiesto che tali quote venissero versate, però il Comune comunque non è ancora, tutt'oggi non l'ha versata, ma non grava di interessi, perché l'ultima diciamo l'ultima comunicazione, ma non ce l'hanno richiesti perché essendo in liquidazione non hanno fatto richiesta, è stata di appunto solo la quota, 513,10 euro, senza interessi, quindi di questo. Bene, grazie. E adesso, siccome non ci fa la revoca di questa, diciamo, liquidazione, si parla della società, diciamo, sarà esagerata. Bene, grazie. Qui chiedo un voto favorevole per quanto riguarda la revisione straordinaria delle percezioni. Chi è favorevole? Perfetto. Vale anche come immediato. Andiamo al punto numero 8. Recesso unilaterale della convenzione tra i comuni Cerico e Cerzento per la gestione in forma associata di servizio civile comunale. Come ben sapete, a Cerico c'è stata una nuova compagine comunale, dove noi avevamo da circa un anno, segretario, vero? Avevamo di questa convenzione,
è prerogativa del sindaco o anche della giunta decidere se continuare o no questo rapporto. Cerico ha deciso, diciamo, di chiudere questo rapporto tra noi e chiaramente e l'amministrazione entrante, e pertandoci questo scioglimento che noi chiaramente oggi dobbiamo accordare. Dico anche il punto 9, senza poi andare subito sottoporci, l'approvazione della convenzione tra i comuni di Suppano e Cerzetto per la gestione in forma associata del servizio di sanità comunale. E è chiaro che poi anche altri comuni, il comune di Vito Facerico, sentendo che c'era la segretaria disponibile, che ha contattato il sindaco e ha contattato la segretaria, e anche chiaramente il sindaco insomma Rizzo, a quel punto diciamo abbiamo le stesse condizioni sia per quanto riguarda il fatto economico sia per quanto riguarda le ore a disposizione che prima c'erano per Cerico, per cui diciamo è una cosa viene a ricrearsi le stesse condizioni chiaramente il comune che confina rimane sul pano, prima c'era Cerico sul pano per un fatto numerico di abitanti. Questo è quanto. La parola è minoranza. Quindi restano le stesse condizioni. Perfetto. Chi approva? Si vede questo? Va bene, recesso. Tutti d'accordo, segretaria? Anche. E numero 9. Tutti d'accordo su questa nuova? Perfetto. Punto 9 è la stessa cosa, tutti d'accordo sulla nuova convenzione, tutti d'accordo? Sì. Certo. Abbiamo come ultimo punto risposta e interrogazione consigliare presentata in data 22/11/2021 a firma dei consiglieri Sacro e Candreva. Allora, secondo il statuto rispondiamo praticamente ai termini preposti, anche se penso che non ci si possa fare in 5-10 minuti, ma comunque ci proviamo. Allora, richiesta di relazione del Consiglio Comunale del 12/10/2021 e successiva risposta protocollo 5339 del Comune di Cerzetto. Ok. Come da istanza, dicevo, si procede in seguito con l'elenco di argomenti da trattare. Punto numero 1. Pubblicazione dell'albo sul proprietario di verbale del seduto del Consiglio Comunale della prima seduta di questa legislatura. Chiediamo di conoscere le motivazioni per le quali i verbali non vengono pubblicati sull'albo proprietario, secondo quanto prescritto dalla normativa e dal regolamento stesso di questo comune. Risposta. Secondo l'articolo 56, l'avviso di deposito è quello che va praticamente diciamo avvisato, attenzionato. Non c'è nessun obbligo di pubblicazione, e tant'è vero che noi abbiamo, una volta che si fa il verbale, è depositato 15 giorni nella sede della stanza della nostra segretaria e consultato in questi giorni. Per cui quello che va pubblicato è l'avviso di deposito. Punto numero 2. Situazione attuale per quanto riguarda la proprietà di eventuali soluzioni programmate per il monitoraggio e messa in sicurezza di struttura ex asilo via 25 aprile Cerzetto. Questa è una situazione che riguarda una struttura privata, in questo caso la struttura dell'asilo, che sapete bene, quella struttura vicina alla casa di calcio, che poco fa si parlava, è una struttura privata, non è diciamo comunale. E nonostante ciò, siccome si parla di monitoraggio e sicurezza, chiaramente in sicurezza per un motivo molto semplice, c'è una recinzione con tanto di lucchetto, chiaramente chi andrebbe a varcarlo farebbe un abuso, diciamo, con una proprietà privata. Potrei dilungarmi, ma penso che insomma questo basta come risposta, ma lo voglio dire che c'è la cessazione di Don Castillo, se non sbaglio, che è proprietaria, la quale in questi anni anche con noi ci ha consultato per fare un centro per gli anziani, ma chiaramente essendo di proprietà privata noi non possiamo dare qualsiasi diciamo indirizzo, anche diciamo aiuto tecnico, ma possiamo fermarci lì, ma da quel tipo di diciamo di situazione si è fermata, non sappiamo a che punto è questo tipo di iter.
Punto numero 3. Via Ringhiera con un posteggio che costeggia Palazzo Andreotti da più di 5 anni chiuso al traffico cittadino. Si richiede un'autorizzazione sulla proprietà dell'edificio, la documentazione comprovante il grado di pericolosità, eventuali provvedimenti attuati o da attuare da parte del comune per il ripristino del traffico e la messa in sicurezza dell'edificio. Si richiede in più se c'è eventualmente una richiesta di vincolo avanzato al comune o ai privati che comporterebbe l'accesso a fondi del Ministero per il ripristino della funzionalità e recupero del valore culturale dell'edificio. Rispondo dall'ultima richiesta. Non c'è nessun vincolo perché il comune non ha avuto nessun tipo di attenzione su questo. Sapete bene che quando c'è un vincolo il comune lo sa perché viene comunicato al comune. Essendo una struttura privata, noi anche qui non possiamo, diciamo, chiedere per una struttura privata se c'è un vincolare la struttura e di chiedere i fondi. Questo è per quanto riguarda l'ultima interrogazione. Per quanto riguarda la prima, il Palazzo Andreotti, come voi ben sapete, visto che siete informati sicuramente, è una situazione annosa da parecchi anni. E non ci nascondici di un dito. È una situazione problematica, che ha comportato anche da parte nostra più volte attenzionamenti, sia per quanto riguarda l'attenzionare ai vigili del fuoco, sia per quanto riguarda i nostri vigili urbani, i quali praticamente nel tempo, con una presa d'atto anche di sicurezza dei vigili del fuoco, ha delimitato a 5 metri, circa 4-5 metri, una distanza di sicurezza. Questo è stato nel tempo, e si evince anche per quello che ancora oggi c'è, una recinzione, diciamo, a volte anche, diciamo, non proprio puntuale, perché viene spostata ripetutamente il nostro vigile, che ringrazio ogni volta, viene lì a puntellare questa situazione. O di evitare, diciamo, che qualcosa possa succedere per quanto riguarda tegole e cose varie. Abbiamo di recente avuto anche un incontro con i vigili del fuoco, i quali praticamente hanno, diciamo, monitorato questa situazione, e a breve noi siamo intenzionati, anche con gli uffici, diciamo, di ragioneria e gli uffici tecnici, ad attuare praticamente una richiesta formale ai eredi Andreotti, perché sono molteplici, è un problema anche, diciamo, di risalire. E più volte ci hanno chiesto di dare il palazzo al comune, più volte abbiamo detto di no, per un motivo molto semplice: non c'erano tutti gli eredi che davano il consenso, per cui non si può dire sì se tutti gli eredi non sono d'accordo. È chiaro che su questo argomento è un argomento, come dire, è sempre problematico, è un argomento che dobbiamo, come dire, andare fino in fondo per quanto riguarda la messa in sicurezza. Aggiungo che mettere in sicurezza il palazzo Palazzo Andreotti a spese del comune sarebbe praticamente una cosa un po' difficilmente attuabile, perché significherebbe far avanzare una spesa con i soldi comunali di 40-50.000 euro per poi addossarli ai proprietari. Siccome i proprietari sono molteplici, è di difficile, diciamo, reperibilità dalle regole per recuperare i fondi. C'è un toglie che ci chiameremo, ma andremo avanti su quello che sarà l'azione coercitiva di messa in sicurezza. Punto numero 4. Fondi per finanziare per l'infanzia erogati dal Consiglio dei Ministri come soggetto durante la pandemia. Il Comune ha richiesto i fondi, si richiede documentazione comprovante. In caso contrario, perché non sono stati richiesti? In più, come mai lo stesso Comune non ha sollecitato il responsabile del servizio scolastico e dell'Istituto Comprensivo Torano, eccetera, ove attualmente si rivolgono tutti gli studenti del Comune di Cerzetto per attivare il protocollo regionale a copertura delle necessità scolastiche che competono a tutti gli studenti di fascia scolare obbligatoria e minorenni. Chiaramente penso che sia un errore di battitura, non so fondi per l'infanzia, ma fondi per quanto riguarda la scuola in tucur, insomma, senza, diciamo, specificare per l'infanzia. Detto questo, la preside mi ha dato, diciamo, il consenso di dirvi di andare a consultare la pagina del comune sulla trasparenza, la pagina, scusate, dell'istituto complessivo sulla trasparenza, per vedere direttamente tutte le spese fatte. È ovvio, è chiaro che il comune di Cerzetto puntualmente collabora e parla con la dirigente per quello che riguarda praticamente tutte quelle che sono le attività, sia, diciamo, sottoscolastiche, ma in questo caso il fondo viene direttamente, diciamo, dato alla dirigente dell'istituto, non certamente al comune. Però vi posso dire che prima che andiate, anzi vi invito ad andare per quanto riguarda la pagina trasparenza del suo complessivo, vi dico che la preside
come noi ben sappiamo, qui abbiamo la consigliera che insomma è sempre attenta su questi argomenti, ha bonificato, ha praticamente comprato nuovi arredi, ha digitalizzato la scuola con piattaforme in sua didattica a distanza e poi ha preso organico Covid, per cui diciamo ha coperto con questi fondi parecchie esigenze. Punto numero 5. Come mai Comune Cerzetto non si è presentato come partecipante al bando nazionale, articolo 1, comma 139, bis decreto legge 145 del 2018, messa in sicurezza degli edifici e del territorio del Ministro dell'Interno, direzione centrale. Punto numero 5. Invece il Comune Cerzetto ha presentato questo tipo di richiesta e ha presentato lavori di messa in sicurezza stradale in località Serafiniello, ha presentato lavori di messa in sicurezza di Via del Progresso, ha presentato alte e bassa chiaramente, per un ammontare di 1 milione di euro. Ahimè, purtroppo, come succede spesso a volte, non è stata approvata, per cui noi abbiamo, ecco, con totale contributo richiesto 1 milione di euro e purtroppo, ahimè, come succede spesso, insomma, dico, non finanziano tutti e noi purtroppo non abbiamo avuto questo finanziamento, ma è stato presentato. Punto numero 6. Esiste il regolamento di polizia portuaria e un ufficio del cimiteriale del Comune Cerzetto? In caso contrario, perché no? Esiste un regolamento di polizia portuaria, e adesso l'ingegnere non c'è, ma è l'ufficio di ingegnere. Non esiste un ufficio cimiteriale inteso nel cimitero, perché chiaramente sapete bene che non abbiamo il cimiteriale, ma esiste nell'ufficio dell'ingegnere, per cui l'ufficio che una volta stava nel vecchio cimitero adesso è stato, diciamo, trasferito nel nostro ufficio tecnico. Ostello San Giorgio, punto numero 7. Esiste un regolamento per le strutture ricettive? Viene pagata la tassa di soggiorno? Le spese d'utenza come vengono gestite e come vengono pagate? La struttura possiede requisiti minimi di sicurezza, funzionali e strutturali, l'assistenzione di uso turistico incettiva di alloggio collettivo? Il punto numero 7, abbiamo questo tipo di risposta. Noi abbiamo nel 24-6-2020 la vecchia giunta comunale Rizzo Codemme e Cascardo fatto una proposta per istituire l'ostello chiamato nel momento San Giorgio. Chiaramente la nostra, come si dice, una delibera, non la leggo ma perché è troppo lunga, ma era quella di cogliere l'esigenza per i pellegrini di San Francesco, per quello che riguarda, diciamo, le attività anche culturali del museo e tu hai quant'altro. Scusate, ma è soltanto tosse di asma, non altro, storica. Atarica, e per quanto riguarda, dicevo, l'attività slow food, in poche parole, noi siamo stati lungimiranti per quanto riguarda il 6 giugno 2020, poi il Covid ha costretto anche a un frenare questo tipo di visione, che era quella appunto di far regolamentare l'ostello con un regolamento chiaramente confacente le normative regionali e quant'altro. Qui si cita sicurezza, chiaramente queste tutte cose che poi andranno a breve certificate dalla Regione Calabria, se è idoneo o no a diventare ostello certificato. E questo è, però c'è un poi che abbiamo una delibera di giunta che va su questo ambito. E manca praticamente il regolamento. Per quanto riguarda, devo fare una piccola battuta, ma lo concedete, viene pagata da nessun giorno, certo che viene pagata dal sindaco e non solo, perché quando un turista viene a Cerzetto, il sindaco paga il caffè, ma perché gli dice, caro ragazzo, se tu sei qui, o hai fatto la strada, oppure insomma sei un avventuriero, perché pagare da nessun giorno in comune come il nostro sarebbe veramente pure esercizio di fantasia, anche perché chi viene qui deve essere incentivato, per cui la tassa di soggiorno viene pagata dal sindaco col caffè che offre a chi viene. Per quanto riguarda il punto numero 8, nuovo cadavizio, c'è una sentenza del Consiglio di Stato, 5 marzo 2013, numero 1324, cosa si sta facendo per risolvere la situazione? A luce di questa sentenza, i residenti possono richiedere il super bonus? Se no, perché? È chiaro che, poi rispondo anche all'altro punto, sempre inerente al punto 8. È chiaro che sì, basta andare a vedere
ci sono minimo 3-4 interventi, e la domanda che si pone, c'è una sentenza del Consiglio di Stato che sarebbe conclusiva? Non è così, anche questa situazione è una situazione che continua ad essere senza motivo. Capisco, non è abusiva, capisco, è una frazione senza tipo di nessun tipo di abusivismo, di abusivismo, appunto, e lo dimostra il fatto che a breve, cioè significa a breve, significa per il 24/11/2021, è stato praticamente attuato il contratto per finire i lavori, i famosi 400.000 euro che sapete anche voi. Pertanto, la relazione semestrale che voi chiedete in questa interrogazione non aveva motivo di esistere, oppure è esistita perché abbiamo dei ottimi rapporti con tutti i capi dipartimento, per cui noi abbiamo un rapporto molto intenso, anche abbiamo avuto qualche mail su questo argomento, ma a parte questo abbiamo un rapporto intenso con da Gabrieli, da Bertolaso, Gabrieli, Borrelli e Cuccio, il sindaco, essendo soggetto donatore, si sente quando è in necessità di sentirsi. Dal momento in cui partiranno i lavori, cioè a breve, il sindaco, chiaramente, cioè anzi, il soggetto donatore, cioè il sindaco, pro tempore deve relazionare riguardo i lavori. Sicuramente a breve avremo un incontro a Roma su questo argomento. Andiamo avanti. Il punto numero 9. In che condizioni sono i tre palazzi signorili già nell'elenco dei grandi attrattori storici del MIC? Prima il MIBAC, se non sbaglio, no? MIBAC, ok. Andreotti, Tocci, Maierati. Ci sono in programmazione interventi di messa in sicurezza degli stessi? In caso positivo, si richiede evidenza di tali interventi? Se no, come mai? È chiaro che il palazzo Andreotti, per chi lo sapete tutti, il palazzo Tocci sono privati e come tale non possiamo chiedere nessun tipo di messa in sicurezza, o anzi non possiamo chiedere, insomma, di essere inseriti. Non sono inseriti perché non ho avuto nessuna comunicazione. Per quanto riguarda il palazzo Mira, è chiaro che noi abbiamo messo in sicurezza, come tutti sapete, per sovrano, abbiamo anche usato di recente, abbiamo anche chiesto all'ex consiglio regionale un finanziamento molto esiguo di 30.000 euro per finire le prime due stanze, e chiaramente abbiamo un progetto in essere a breve per quanto riguarda i centri storici, dove Razzomera vogliamo continuare l'opera di messa in sicurezza, inteso come finire le ultime stanze, quelle della parte bassa, e pertanto abbiamo anche questo tipo di programmazione. Sui altri due interventi è inutile soffermarci, Andreotti e Tocci, perché non è di nostra competenza. Grandi attrattori storici e religiosi, ci sono interventi, punto 10, ci sono interventi programmati dal Comune per la fruizione pubblica e sicurezza delle seguenti strutture: Santuario Madonna del Buon Consiglio, Chiesa Pietro e Paolo, Chiesa Sant'Atanasio, Chiesa San Giorgio, Martire e Rudine, Chiesa di San Nicola. Sono state mai segnate dal MIC e dalla CEI le problematiche degli edifici come sopra? In caso positivo si richiede evidenza di interventi tra interventi, se no come mai? È un punto, anche questo, diciamo, abbastanza, forse anche lungo da discutere, però la voglio sentire in questo modo. Intanto sono proprietà della Puglia e non del Comune, punto. Secondo punto, sono strutture in sicurezza? Penso tutte sì, altrimenti, insomma, ci sarebbe stato gli uffici tecnici della Puglia, perché c'è un ufficio tecnico della Puglia che cura questi edifici, avrebbe attenzionato il Comune, oppure noi stessi saremmo qui pronti a attenzionare, se avete risposto, se avete da attenzionare qualcosa che non è la sicurezza, siamo pronti poi, insomma, a sentire le vostre risposte scritte. Detto questo, noi abbiamo invece, è ovvio e scontato, un rapporto costante anche con noi, come inteso come ufficio tecnico e anche come sindaco. Negli anni abbiamo avuto sempre un rapporto diretto e chiaro e franco e anche collaborativo con la Puglia per quanto riguarda gli immobili di culto.
Mi ricordo bene che abbiamo fatto anche noi la nostra parte per quanto riguarda la chiesa di San Giacomo, del noi San Atanasio, al Circeto, e la curia stessa ha indirizzato, è stata una scelta, un fondo che c'era di 100 e non so, 8.000 euro, che non bastavano per questo tipo di ristrutturazione, l'ha indirizzata peraltro aspettando un nuovo fondo, ma un fondo chiaramente che gestisce la curia, non certo il comune. Il comune può coadiuvare nel momento in cui la curia ci chiede, l'ufficio tecnico della curia ci chiede un tipo di atteggiamento anche positivo, cioè se ci chiedesse un intervento anche economico ad concludere un lavoro, potremmo anche farlo, discuterlo. Ma in questo caso è la curia che deve segnalare e segnala al MIC, e in questo caso noi ad ACE ci siamo già stati, siamo stati con un paio di anni fa, mi ricordo 4 anni fa, dove siamo stati con un fattore, l'ho portato io personalmente, della chiesa di San Giacomo, per avere un conto. Per quanto riguarda le chiese, vorrei soltanto dire che sfido chiunque a mettere in sicurezza la chiesa di San Nicola, visto che chi va lì, penso che non ci va nessuno, c'è uno strapiombo vertiginoso, non so, forse 50 metri. L'unica cosa che possiamo fare, ma lo dico per memoria storica, è quella di ripristinare l'aria, mettere in sicurezza e far sì che lo spettatore vede a distanza di 30 metri in questa chiesa, perché sotto c'è un dirupo. Questo lo dico al di là dell'interrogazione. Poi abbiamo il punto numero 11. Si richiede evidenza di rispetto del principio di rotazione sulle dimensioni dei cantieri di attività edilizie di ristrutturazione, stato finale di cantieri di collaudo di tutte le attività edilizie di ristrutturazione del 2011 dell'interno del titolo comune. Non mi risulta che non ci sia rotazione, se ci fosse qualche problematica, sapete a chi rivolgervi. Ho parlato con l'ufficio tecnico perché io mi interesso degli appalti pubblici, mi ha fatto vedere un pochettino negli anni quello che è la rotazione, è una rotazione secondo normativa, secondo quello che è concernente il regolamento sia nazionale, ma sia soprattutto delle buone pratiche amministrative e della correttezza amministrativa. Punto numero 12, si è visto operare nel territorio comunale uno spaziatrice stradale, vorremmo avere informazioni sulle finalità di utilizzo di tale mezzo e sui costi di essi collegati. Grazie di questa interrogazione, perché così pubblicamente possiamo dire grazie alla Mattia SRL, se non sbaglio, no? La quale la società Mattia SRL ci ha, l'ingegnere non c'è, potevo dirlo, ma non lo dico, perché ho chiesto all'ingegnere di questa spaziatrice. Ci è stata concessa gratis, pagata soltanto la benzina, perché in quei giorni c'era la manifestazione importante dei Vigili del Fuoco e siccome c'erano due prefetti, il prefetto di Cosenza che ringrazio per la visita e il prefetto nazionale dei Vigili del Fuoco, per fare come si fa sempre per la figura, abbiamo anche usato dei mezzi gratuiti, a modo gratuito, della società Mattia, che ringrazio. Per quanto riguarda invece il punto 13, che forse ci soffermeremo un po' di più, c'è un piano sito pastorale? In caso positivo si richiede evidenza dello stesso, se no come mai? Chi si occupa della produzione dei sentieri, come sono Francesco, pur nel senso attinente rispondo alla seconda. Si occupa il sindaco, si occupa. Per quanto riguarda il cammino di San Francesco, si occupa il sindaco. Cascardo Silvio, il papà forse, Ricciolpo Giovanni, Golemme, è un matrangolo, e anche ragazzi, il piccolo San Francesco viene, è stato fatto da noi fisicamente abbiamo messo i pali, fisicamente abbiamo messo le insegne, e quando ci chiamano i ragazzi noi fisicamente andiamo ad aiutarli, quindi insomma la prossima volta chiameremo anche voi su questo argomento. E per quanto riguarda invece la prima parte, il piano sito pastorale, vorrei, non posso perché è una situazione di competenza del sindaco o del presidente del consiglio, ma potrei chiedere al nostro consigliere Dolce da quanti anni è che ha sentito parlare di questo piano, forse 50 anni, 40 anni, non lo so. E il piano sito pastorale non è mai stato fatto perché non c'erano i fondi. Mi ricordo che 5-6 anni fa noi abbiamo cercato di farlo con i comuni di Rota Greca di San Martino e c'era un fattore economico di 40-45 mila euro che non avevamo praticamente i fondi comunali. La bella notizia,
questo, che il comune di Cerzello, forse uno dei pochi comuni dell'area, farà un pieno silvo pastorale, perché abbiamo avuto un finanziamento di 133.000 euro, di cui del PSR Calabria 2014-2020, misura 851, investimenti diretti alla crescita, la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali e l'umanità 2017. Di cui, io non leggo, di cui 32.000 euro per il piano silvo pastorale. Questa veramente sarebbe una notizia importantissima, importantissima perché finalmente a Cerzello, grazie a questo finanziamento da noi cercato e voluto, perché la misura che c'era stata presentata dalla prestazione della Regione Calabria non voleva dire che tu potevi fare questo. Noi abbiamo voluto fare questo, abbiamo voluto fortemente fare questo e da soli, senza altri comuni, daremo finalmente una risorsa alla nostra ragioniera e ai futuri amministratori degli anni, dei prossimi 20 anni e anche 30, perché avendo un piano silvopastorale finalmente metteremo praticamente chiarezza in quello che è il nostro patrimonio, finalmente avremo una scacchiera dove in questa scacchiera avremo la particella dove può essere dichiarata a maturazione quella che deve essere dichiarata ad ambiente, diciamo, a vincolo ambientale, quella che può essere dichiarata insomma in frutteto, eccetera eccetera. Questa è una vera rivoluzione per il nostro comune, ma soprattutto è la vera, un vero salvadanaio, perché avremo una situazione negli anni di possibili tagli, di possibile, diciamo, risorsa. Sapete bene che abbiamo da poco fatto un taglio che è stato un taglio lungo, anzi prima di avere questo taglio abbiamo avuto forse 5, non so, 10 anni di elaborazione, perché era difficile anche da portare in compimento. Con questa bella notizia, e per cui vi ringrazio anche di questo punto che avete sollevato, finalmente possiamo, caro Carmelo, mettere pace. 40 anni, sono 40 anni che nessuno ci riesce, non siamo riusciti. Ok, perfetto. Punto numero 14. In seguito alla segnalazione dei servizi idrici di Via Bona, quali sono gli interventi che il Comune intende adottare e quale tempistica? Ahimè, questa è una nota dolente, è chiaro che insomma siamo tutti concordi che è un problema non da poco. Noi negli ultimi pochi anni, perché insomma prima c'era soltanto due famiglie che avevano un problema, non tutti, era un problema che era settorializzato in due o tre famiglie. In questi anni cosa abbiamo fatto? Abbiamo immesso, per cercare di risolvere il problema, abbiamo immesso invece della Batemarco, cioè l'acqua della Batemarco, abbiamo messo l'acqua della montagna, affinché pensavamo che potesse risolvere il problema di queste due famiglie, alleggiando per le isole. Qui abbiamo, come dire, ridotto addirittura i consumi della Batemarco e abbiamo rimesso collegato l'acqua che va a Cerzello e a Cavelizzo nella rete idrica. Questo non è servito. Poi abbiamo praticamente fatto un ring, mentre prima queste famiglie, che erano quelle poche che avevano questo problema, diciamo, di questa infiltrazione di ruggine, quello che è, insomma, no? Abbiamo anche i tecnici che stanno lavorando i dati su questo, e abbiamo aperto il ring, cioè mentre prima si arrivava a queste tre case o due case, arrivava e si moriva la linea, noi abbiamo fatto una bypass affinché ci potesse essere un ring di circolo. Anche questo purtroppo non è servito. Abbiamo, e questa è la prova, purtroppo in me anche i nostri casse comunali, abbiamo fatto ogni due o tre mesi, diciamo, una pulizia anche quasi costante, e dico che ahimè ancora non siamo riusciti a risolvere il problema. È chiaro che il problema va risolto. E mercoledì facciamo. Ok, mercoledì torniamo al vecchio sistema, quello di non fare più il ring, cioè non fare più il circolo, ma blocchiamo la linea affinché vada praticamente in quelle case dall'inizio. Chiaramente sperando che questo risolva in parte il problema e si circoscriva sempre in quelle due o tre situazioni, case, che chiaramente andranno subito praticamente monitorate su questo argomento. Per il futuro è chiaro ed evidente ed è sicuro e certo che abbiamo un finanziamento sicuro e certo della Regione Calabria, che con la nuova giunta si presume che con la nuova programmazione già attuata
è già concessa, ci sarà un patto dove la Cincalabria sarà lei a, sotto nostra richiesta e sotto nostra attenzione, fatto un progetto ad hoc per Cerzello, come tutti i comuni chiaramente della Calabria, dove abbiamo richiesto espressamente la nuova condotta sulla zona di Bona. Tutto questo ha a che fare con i tempi. Io mi rammarico, mi scuso con i cittadini che hanno ogni giorno un problema, perché io sono come il primo a essere chiaramente avvisato di questo, il primo a essere, diciamo, preoccupato, e chiaramente è un problema che riguarda tutti, perché in effetti è insostenibile, ma è giusto sapere, perché si sappia che noi in questi, diciamo, 2-3 anni siamo intervenuti in modo abbastanza, diciamo, puntuali. Non siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo e ci dispiace. Punto numero 15. In seguito alla situazione sui servizi alle reti idriche e fognali inviata al mezzo per il giorno 10 novembre, che provvedimenti sono stati attuati e individuati per la sua soluzione? Mi risulta che per quanto riguarda questi servizi siamo già stati, diciamo, sono già stati organizzati i lavori su Vignale e su, sì, penso sono finiti anche, sì. Per cui, diciamo, sia sulla rete idrica sia sulla rete fognaria c'era un problema a San Giacomo, c'era un 30 metri di vecchia condotta di fognaria con, diciamo, non idonea a quello che sono le esigenze del tempo, perché il tempo si è deteriorato, e siamo intervenuti adesso da poco, che era già in programmazione. Per quanto riguarda il punto numero 16, si richiede evidenze e dettagli di confronto tra le nuove offerte di energia elettrica prese in considerazione dal Comune e i costi sostenuti dal Comune nei confronti di ERA Energia negli ultimi 2 anni. Allora, su questa risposta, noi prima eravamo, come molti comuni, con servizio elettrico nazionale. In modo automatico ci hanno passati a ERA Energia, la nuova società. Questo automatico, c'è poco da fare. Cosa abbiamo fatto noi? Ci hanno aumentato il 20% la tassazione, diciamo, la tariffa. Noi siamo adesso in contatto con Più Energia, che ci ha, diciamo, illustrato un piano che ci fa ritornare alla vecchia tariffazione, cioè a quella di prima, quella che di fatto era servizio elettrico nazionale, con 20% in meno. Per cui, mentre l'energia vorrebbe 20% in più, Più Energia ci riduce, diciamo, certo preventivo. Per cui abbiamo questo tipo di nuova, diciamo, situazione che stiamo vedendo. Per quanto riguarda le fatture possiamo darvi gli ultimi 6 mesi, perché sono quelle che, diciamo, hanno da 6 mesi. Da 6 mesi abbiamo fatto il ricambio. Da luglio? Ok, perfetto. Poi, per quanto riguarda l'ultimo punto, visto che c'era l'articolo 50, per ultimo, l'integrazione. Visto e considerato l'articolo 50 del 2, si richiede con quale criteri si è proceduto alla nomina della signora Adelina Sabine Giuliano nel ruolo di coordinatrice di associazione di volontariato. Intanto penso che l'interrogazione non sia completa, perché si dovrebbe chiedere anche dell'altro coordinatore, cioè Musacchio Giovanni, però evidentemente si pensa che l'Adelina sì e Musacchio no. Allora, la risposta è molto semplice. Nel decreto, l'anno 2021, no, non è questo. Sì, questo è il decreto, ok. Facendo riferimento praticamente al regolamento comunale che dava praticamente potere al sindaco per farsi che cosa? Il deliberato il Ok. Per cui noi abbiamo praticamente il sindaco, secondo il regolamento comunale, già praticamente approvato in altre sedute, ha deliberato
che il sindaco in cooperazione con i coordinatori predispone e anche le sue adesioni, individua le forme più opportune per legittimare l'adesione dei cittadini, assicura la partecipazione del gruppo di attività di protezione civile, cura del proprio interno di formazione e formazione, predispone periodicamente associazioni anche con persone per gli altri enti e comuni, gestisce la formazione e il ragionamento di appositi banche e dati, promuove ad ogni altra tenuta, oltre a ogni altra tenuta utile al fine della protezione civile, e decreta di nominare perché nelle sue diciamo, prerogative, visto il regolamento comunale approvato in altri consigli comunali, di nominare il coordinatore, coordinatore del gruppo comunale che sia Musacchio Giovanni e di nominare coordinatrice la signora Giuliano Divine Sabine, di trasmettere copie del presente decreto ai due soggetti. Per cui tutto il sindaco aveva facoltà di fare quello che ha fatto. Detto questo, i criteri sono questi qui. Visto la nostra, la mia, diciamo, spero esaustiva al CIS, ok, abbiamo, ce l'ho. L'ultima richiesta mi sa che, ecco, descrivo in merito al Consiglio Comunale del giorno 29-11-2021, attualmente risulta nel giorno per ultimo, come integrazione, si chiede presentazione della Regione Calabria delle schede progettuali concernenti il contratto istituzionale di sviluppo Calabria, ambiente, risorse naturali, culture, finanze linguistiche, turismo, ok, enogastronomico, gastronomico, trasporto e mobilità sostenibili. Queste sono delle misure che è stato il 15 dicembre, se non sbaglio, delle schede progettuali, dove noi, come altri comuni, ci stiamo associando e stiamo valutando da farsi, perché tipo i comuni di Acconformosa e altri comuni si sono associati in sé, noi siamo in contatto con San Martino, con Lattarico, con Rotterdam e Sabellulano. Torano è parte di fatti suoi, e per cui stiamo cercando di far sì che ci sia praticamente una riconciliazione urbana, ambiente e risorse, cioè cerchiamo di incanalare sia la parte, diciamo, della riqualificazione delle piazze, delle vie, abbiamo dei centri storici obsoleti, purtroppo ahimè il tempo ha fatto il suo decorso, e abbiamo praticamente questo tipo di riconciliazione, la famosa piazza San Giacomo, la nuova praticamente piazza a Pietro e Paolo, integrare praticamente il centro storico con le strutture non recettive, con le strutture laboratori di cucito a Brescia. Insomma, cerchiamo insieme ai comuni di associarci, perché se siamo in tanti abbiamo possibilità di avere le schede approvate, perché poi la Regione Calabria queste schede le manda al Ministero, e il Ministero praticamente poi dovrà accettare i progetti più validi, per cui non saremo soli in questa, spero, buona programmazione. E tanto era, adesso secondo il regolamento vorrei sapere la minoranza se siete soddisfatti sì o no della mia, diciamo, disamina. Avete 5 minuti di tempo per replicare. No, niente, diciamo solo che non siamo soddisfatti delle risposte che abbiamo ricevuto, chiaramente chiediamo che tali risposte sia del sindaco che le nostre vengano messe al verbale. Null'altro da dire, grazie. Grazie mille, grazie per la pazienza di chi ci ha ascoltato, visto che è stato un po' lungo il consiglio, grazie anche alla minoranza che ha ricevuto il consiglio, penso alla maggioranza, alla sede comunale e a tutti gli altri proposti. Scusate? Mi perdoni, un'ultima precisazione, vorrei sensibilizzare un attimo chi è predisposto per inviare la PEC per quanto riguarda la documentazione per la preparazione al Consiglio, perché in questa circostanza c'è stata una discrepanza nell'invio della posta che è arrivata al consigliere Candrera era bastante della mia, non il punto B che poi alla fine era un uso che mancava, però sui punti al sottoscritto, essendo anche capogruppo, mancavano tre punti che al consigliere Candreva sono stati inviati. Giusto per la prossima volta un po' più di attenzione, in modo che
non devo chiedere un consigliere che avrebbe la documentazione. No, 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 vabbè, ma siccome poi hanno mandato lì e la sono scaricata. Andiamo d'accordo per adesso con Candela, quindi non si sa mai come va a finire. Cioè.